Buongiorno a tutti. Per la zuppa di oggi avremo bisogno di fave secche e una tazza e 400 g di fave fresche, dei ceci secchi che avremmo messo a mollo la sera prima e abbiamo cotto i ceci con le fave. Questo è il risultato. Poi abbiamo bisogno di olio extravergine di olive, sale, pepe, un porro e un po' di olio di sesamo. Nell'oliere dove ho messo l'olio extravergine di olive ho messo 2 cucchiai di olio di sesamo. Avremo bisogno anche di 2 fette di pane raffermo che ho tostate con 2 cucchiai di olio. Abbiamo bisogno anche di una tazza di semi di sesamo. I semi di sesamo li abbiamo presi, li abbiamo tostati e poi macinati. Abbiamo ottenuto questo risultato, al quale abbiamo aggiunto 1 cucchiaino di sale. Per le fave fresche, le abbiamo pulite in questo modo. Una volta aperti, tagliamo la fave se è abbastanza tenera. E faremo queste per tutte le fave. Le abbiamo messo in una pentola nella quale abbiamo aggiunto 1 bicchiere di acqua di cottura delle fave e ceci. I semi di sesamo sono ricchi di nutrienti, tra cui fosforo, magnesio, ferro e zinco, ma soprattutto calcio. 100 g di semi di sesamo contengono 3 volte più calcio di 1 bicchiere di latte intero. Inoltre contengono l'acido folico, che aiuta a ridurre il colesterolo cattivo nel sangue. Una volta cotte tutti gli ingredienti, le abbiamo miscelate insieme. Le fave secche si sono sciolte e hanno addensato la zuppa. All'ultimo abbiamo aggiunto il porro sminuzzato. Ecco un piatto pronto. Noi abbiamo messo il pane sopra. Poi aggiungiamo un po' di olio e il gommasio a piacimento. Buon appetito a tutti, alla prossima!